Un fiorente moderno regno, erede di antiche civiltà e ricche culture, che unisce Oriente ed Occidente. La Giordania è una terra di contrasti mozzafiato, di gente davvero ospitale, dal clima gradevole tutto l'anno e con un'incredibile varietà di esperienze da vivere. La Giordania vi dà il benvenuto. È Petra, la più grande attrazione della Giordania. Una delle nuove sette meraviglie del mondo e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Più di 2000 anni fa, il popolo nabateo ha costruito Petra all'incrocio di importanti rotte commerciali di seta, spezie e profumi. Per esplorare questa città mozzafiato in stile greco-romano, ma dai toni arabeggianti, come anticamente già facevano le carovane, anche oggi si entra a Petra percorrendo una stretta gola chiamata Sik, sino ad arrivare a scoprire piazze nascoste, i teatri, le tombe e gli altari sulle colline circostanti. A Gerash, una delle città della provincia romana meglio conservate al mondo, seguite i solchi lasciati dai carri lungo le strade colonnate. Il centro faceva parte della Decapoli greco-romana, abitata da popolazioni locali ma legate ad ovest con l'impero di Roma, che raggiunse il suo massimo splendore nel secondo secolo avanti Cristo. Esercitazioni militari romane, combattimenti tra gladiatori e corse con le bighe sono ricreati oggi nell'ippodromo di Gerash. Umkeis, la biblica Gadara, si affaccia sul lago di Tiberiade, il mare di Galilea, che ispirando poeti e filosofi dell'antichità, divenne un importante centro culturale. Costruita in pietra nera, Gadara è un luogo davvero suggestivo e unico, e si crede che sia stato il punto dove Gesù compì il miracolo dei maiali. Durante il primo impero islamico, i governanti qui hanno dato origine ad un polo commerciale, dove si trovavano aziende agricole e luoghi di ristoro, e dove era possibile pernottare e rafforzare i legami con le tribù locali. I celebri castelli del deserto fondono gli stili romano, bizantino e persiano. Le pareti dei bagni di lusso del castello di Amra, dell'VIII secolo d.C., diventato di recente patrimonio dell'umanità, sono coperte con affreschi e sono un importante esempio della prima arte islamica. Il castello di Karak, costruito durante l'epoca delle crociate, è un esempio dell'impressionante genio architettonico militare. Il castello di Shobak risale allo stesso periodo di Karak, ed è arroccato sul fianco di una montagna, circondato da frutteti. Anche Ajilun è un notevole esempio di architettura militare musulmana ed è frutto di quell'ingegno che contribuì a sconfiggere i crociati. Il castello di Saladino fu eretto per controllare le principali strade a nord della Valle del Giordano ed è circondato da boschi di pini e fattorie. A guardia della costa del Mar Rosso si trova invece il castello di Aqaba, ricostruito da un sultano mamelucco nel XVI secolo d.C., e nelle cui vicinanze si trova quella che fu la casa di Sherif Hussein bin Ali, leader della grande rivolta araba, e antenato dell'attuale re di Giordania, Sua Maestà Abdullah II. La Giordania è parte della Terra Santa ed il sito del battesimo, conosciuto nella Bibbia come Betania oltre il Giordano, offre esperienze spirituali a molti livelli. Iniziate dalla cima della collina dove il profeta Elia ascese al cielo. Seguite i sentieri attraverso il deserto fino a raggiungere il fiume Giordano, dove Gesù fu battezzato. Sono sempre di più i servizi qui a disposizione dei pellegrini e molte chiese sono presenti accanto alle rive del Giordano. Ma tra queste si trova anche una chiesa bizantina costruita nei pressi della grotta di Giovanni il Battista. Anche Papa Benedetto XVI ha visitato questo luogo nel 2009.
La città murata di Umm al-Rasas nel 2004 è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO e non solo per la sua storia antica. Le pavimentazioni mosaicate presenti nelle chiese cristiane, ben dopo l'inizio della dominazione musulmana del VII secolo d.C., testimoniano la lunga storia della Giordania di pluralismo religioso. Madaba e le pianure di Moab prosperarono in epoca romana e sono descritte in numerosi passi del Vecchio Testamento. A Madaba si trova uno dei più bei mosaici del mondo, costruito durante il periodo di maggior splendore della città e risalente all'epoca bizantina. Nelle sue vicinanze, il Monte Nebo segna un'importante tappa dell'esodo di Mosè dall'Egitto. Durante il pellegrinaggio del 2000, Papa Giovanni Paolo II ha proclamato Mukavir, il palazzo di Erode dove Salomè danzò e dove fu decapitato Giovanni il Battista, come uno dei 5 luoghi del pellegrinaggio cristiano. Come sede di importanti eventi nella storia iniziale dell'Islam, la Giordania ospita anche luoghi sacri come le tombe dei profeti e alcuni santuari dei seguaci del profeta Maometto. Tolleranza e relazioni interconfessionali amichevoli continuano a caratterizzare la Giordania odierna, dove la fede illumina la vita quotidiana di giordani, cristiani e musulmani. Fuggite nel cuore della natura, nella riserva di Ajilun. Qui è possibile fare escursioni tra monti e foreste disseminate di fiori selvatici, come l'iris nero. Tra le altre riserve naturali ed ecoturistiche che potrete visitare, vi sono l'oasi di Azraq, dove le preziose aree paludose sono state preservate per aiutare gli uccelli migratori, e dove il quasi estinto orice è stato allevato per poi essere reinserito libero in natura. Incastonata in paesaggi mozzafiato, la riserva naturale di Dana si estende tra i 200 metri sotto il livello del mare e i 1200 sopra, ed ospita diversi ecosistemi. Nella riserva naturale di Al-Mujib esplorate le montagne e le suggestive valli della Giordania. Rilassate corpo e spirito in uno dei luoghi più singolari della Giordania, il Mar Morto. Hotel di livello mondiale offrono una grande varietà di trattamenti termali e sono dotati di cliniche mediche specializzate. Fluttuate senza problemi sulle vivaci acque e rilassatevi con un massaggio o un trattamento terapeutico. Il Mar Morto è la più grande stazione termale naturale del mondo. Tra gli elementi unici presenti nel punto più basso della Terra ci sono i sali e il fango ricco di minerali, la luce solare filtrata e un'atmosfera ricca di ossigeno. Le cascate naturali più spettacolari e le sorgenti calde della Giordania sgorgano dalle montagne sopra il Mar Morto, a Mahin, dove i visitatori, sin dall'epoca romana, vengono per una calda immersione nelle acque termali o una doccia rinvigorante sotto le cascate. Mahin ospita anche un lussuoso centro benessere in mezzo alla natura, luogo ideale per il relax. Per il divertimento e l'avventura, scendete a sud. Perdetevi nello splendore del Wadi Rum. Il suo paesaggio senza tempo ha impressionato i viaggiatori per migliaia di anni, tra cui anche Lawrence d'Arabia. Esplorate il Wadi Rum a piedi, a dorso di cammello, su 4 ruote motrici o in aereo. Salite le sue vette tra cascate e formazioni rocciose. Ascoltate il ritmo del deserto. Assaporate il Mensaf o Zarb, un barbecue nel deserto, e godete la magia di una notte in un campo tendato sotto il cielo stellato. Possiamo definire Aqaba, sul Mar Rosso, il resort della Giordania. Immergetevi in uno dei mari più colorati del mondo tra scogliere e vita marina. Godetevi il sole, la brezza marina, lo snorkeling, la vela e gli altri sport acquatici.
passeggiate per il porto storico con i suoi hotel superbi e l'ampia varietà di ristoranti e negozi. La capitale della Giordania, Amman, l'antica Filadelfia, è una città dalle mille sfaccettature. La collina della cittadella domina il centro antico e riflette i diversi livelli di storia e cultura della città. Famosa nella Bibbia come Rabbat Ammon, fu un importante centro urbano in epoca romana, bizantina e islamica. La Giordania ha un fascino cosmopolita, un clima temperato e invitante, che insieme alla sua posizione ottimale rendono il paese una scelta ambita per conferenze ed eventi internazionali. Grandi professionisti ed aziende da tutto il mondo organizzano qui un'ampia gamma di eventi annuali ed eventi speciali, sfruttando le particolarità uniche, naturali e culturali della Giordania. Ci sono musei per soddisfare l'interesse di ognuno, dagli archeologi dilettanti agli appassionati di auto d'epoca. La cucina c'è di tutto, dal sushi ad un gustoso falafel. Mercatini, concerti, maratone o mostre durante tutto l'anno. La Giordania supera ogni aspettativa e ti fa vivere un mondo di esperienze uniche e particolari. Giordania, oltre la vostra immaginazione.